Oh, cambiamo argomento, lasciamo la musica da parte, torniamo alla Roma, e alla Roma che ci piace. Abbiamo sentito poco fa Marisa Di Bartolomei e poco fa invece, qualche istante fa, Tonino Cagnucci parlava dei capitani della Roma. Ognuno di noi ha un capitano, dipende anche dalle generazioni. Sicuramente c'è uno che non che rimarrà per sempre come capitano della Roma. Quello che è stato il mio per è tuo? Beh, il capitano della Roma della mia adolescenza, quindi il capitano che quando lo nominavi lui, era la Roma di Feller, Roma di Rizzitelli, era la Roma degli anni 90 e... era la Roma quindi... di Giuseppe Giannini, che abbiamo ospite con noi. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi. Buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano. Buongiorno capitano. Principe. Io comincerei secco dalla partita di ieri della Roma, che un po' così, luci ed ombre, che impressione hai avuto? Sì, anch'io ho avuto questa impressione, insomma, che intanto metto in così, faccio una premessa. E sicuramente le prime partite sono sempre insidiose perché non sai mai chi trovi, nel senso la squadra avversaria in che condizione atletica è, in che condizione anche tattica si schiera, o perlomeno puoi immaginarlo ma non l'hai mai vista nelle precedenti partite, quindi non sai chi gioca, chi non gioca, insomma c'è un po' di incertezza in tutto e questo probabilmente un po' condiziona le prime partite. E premesso questo, però anch'io insomma ho visto non una bellissima Roma nel primo tempo, e lenta, prevedibile, come poi era diciamo così nell'ultima fase della stagione dello scorso anno, e un pochino meglio quando poi si è trattato di rischiare qualcosina in più per andare a recuperare la partita, e lì ho visto maggior movimento soprattutto dei due centrocampisti, Nangolan e Pjanic, soprattutto nella zona finale del campo, cioè negli ultimi 20 metri ci sono stati inserimenti di Pjanic che hanno creato scompiglio, che hanno portato superiorità numerica, che hanno portato un pochino più di velocità. Questo ho notato, insomma, bene Dzeko, ho visto molto bene Dzeko perché comunque alla prima partita ha lavorato diversi palloni, l'ha lavorato tutti abbastanza bene, è andata alla conclusione, non è stato servito moltissimo, però anche perché insomma il Verona si è chiuso abbastanza bene per tutta la partita e cercava queste ripartenze. Ho notato che Salah, secondo me, probabilmente esterno, è sacrificato, nel senso non tiene a livello tattico il campo in quella zona, è uno che gli piace svariare, è uno che gli piace probabilmente giocare come seconda punta o come attaccante diciamo dietro alla prima punta, e quindi soprattutto il primo tempo Florenzi andava leggermente in difficoltà, anche Cervinho secondo me esterno così è leggermente sacrificato, insomma queste sono un po' le indicazioni che hanno dato i primi 90 minuti. Giuseppe, riguardo a Dzeko, ecco, hai detto prima giustamente si è fatto vedere già bene per il valore che ha, forse poco servito. Vista la tua esperienza sia di campo sia di panchina, è possibile che ci sia un discorso di doversi adattare ad un tipo di giocatore che la Roma per tanto tempo non ha avuto, cioè il centravanti che occupa l'area? Anche sì, in effetti la Roma diciamo così non ha cercato spesso il fondocampo per il cross per diciamo così metterlo nelle condizioni di andare a chiudere con il gioco aereo. La Roma in tutti questi anni insomma è sempre stata portata a giocare con il fraseggio, a giocare con spazi stretti, a giocare con l'1-2, a giocare diciamo così con gli esterni che con i piedi invertiti che venissero poi in campo, dentro al campo per o concludere o cercare il movimento in diagonale della, diciamo del centravanti.
Questo ragazzo invece, Diego, ha dalla sua anche attatura, insomma, va sfruttata, vanno cercati anche il fondo campo, tanto è vero che nel momento in cui è entrato Iaco Falque, diciamo così, che è quello che, diciamo, degli esterni visti ieri, è quello che cercava maggiormente il cross, e Diego un paio di volte, insomma, è andato nella mischia, è andato a lottare su questi palloni che arrivavano. Sì, probabilmente andrebbe anche magari modificato leggermente i movimenti degli esterni per poter poi mettere nelle condizioni migliori Diego. Giuseppe, a proposito di esterni, giudizi molto contrastanti oggi sulla gol a parte, sulla prestazione di Florenzi in quel ruolo, non su Florenzi di per sé, ma sul ruolo di Florenzi. Tu che ne pensi? Ti è piaciuto? Terzino. Ma a me è piaciuto, a me Florenzi comunque è quello che riesce sempre a dare la prestazione, a fare la prestazione, a fare la partita in qualsiasi ruolo, in qualsiasi situazione, e quindi va anche questo messo, diciamo, va considerato. Ripeto, molto probabilmente nel primo tempo, quando non hai, diciamo, davanti a te un giocatore che tiene la zona, soprattutto nella fase difensiva del 4-3-3, se cioè l'esterno tuo compagno non rientra o non ti dà una mano, o per vari motivi, insomma, perché magari ha cambiato posto, perché magari si trova più centralmente, in quel momento riesci, cioè vai in difficoltà, perché viene formata una superiorità numerica sugli esterni, e molto spesso il cazzino del Verona al primo tempo saliva e creava con Alfredson il problema a Florenzi sulla destra. E io ho una piccola curiosità, che è un aspetto che sicuramente non ha inciso sul risultato, perché vale per entrambe le squadre, però per tanto tempo andare a giocare a Verona al Bentegodi significava andarci d'inverno con un campo impossibile. Eravamo tutti contenti ieri perché ci andiamo ad agosto e il campo sarà sicuramente migliore. Invece abbiamo visto anche da questo punto di vista delle difficoltà, l'erba molto alta, rimbalzi strani. Tu Giuseppe, al Bentegodi hai giocato tantissime volte da giocatore, per alcuni mesi hai anche allenato il Verona, ma che cosa ha quel campo che né d'estate né d'inverno va mai bene? No, ha un problema quel campo, perché diciamo quell'anno in cui poi sono partito da allenatore proprio all'Hellas, c'era questa difficoltà che in alcuni settori del campo diventava più morbido, e infatti dava l'impressione di avere l'erba alta, mentre invece è proprio il fondo che in alcune zone è un pochino più morbido, tant'è vero che taglia le gambe ai giocatori a 20 minuti alla fine, spesso anche a noi, alla mia squadra in quel periodo, andavamo in difficoltà, e i ragazzi me lo spiegavano, mi dicevano: guarda, mi dice che lì c'è una zona dove molto probabilmente si fa più fatica a correre, purtroppo queste cose, insomma, se le stessi sanno, magari possono essere affrontate in modo diverso, però insomma, una grande squadra come la Roma non può diciamo così determinare poi una partita o il risultato. Giuseppe, io invece ti voglio riportare per un attimo al ricordo che abbiamo fatto prima di Agostino Di Bartolomei, alle parole di Marisa, della moglie. Tu sei stato il capitano della Roma degli anni 90, Agostino il capitano per tutti, il capitano del cuore. Che ricordo hai tu di Agostino, da capitano a capitano? Cosa è stato per te Agostino Di Bartolomei? Ma intanto è stato un compagno di viaggio, insomma, comunque un punto di riferimento, perché io ero giovane, quindi stavo mi apprestavo, insomma, ad inserirmi in questo ambiente, nell'ambiente Roma, e chiaramente lui era uno dei giocatori più rappresentativi, il capitano, appunto, e anche i suoi comportamenti erano diversi un po' dagli altri, no? Gli altri magari erano un pochino più scherzosi in tutto, mentre invece lui era molto serio, un ragazzo
sposato, un ragazzo che insomma dimostrava anche probabilmente qualche anno in più di quello che aveva, proprio per la sua maturità di comportamento. Giuseppe, prima dicevamo che ogni tifoso della Roma ha un capitano a cui è più legato, forse quello con il quale ha conosciuto la Roma, quindi ogni generazione ha il suo capitano. Per te, se potessi sintetizzare in poche parole, che cosa vuol dire essere capitano della Roma, come lo potresti spiegare? Non è facile in poche parole, anche perché poi bisogna tener conto di come poi uno la vive, lo vive questo ruolo, perché molti, diciamo, non dico nella Roma, ma in generale in altre squadre, diverse volte vedi sono capitani che soprattutto sono stranieri, che vivono in un modo diverso questo tipo di ruolo. Essendo stato tifoso, sono tifoso, quindi diventato poi capitano della mia squadra, è chiaro che avevo diciamo così un rapporto particolare sia con l'ambiente, sia con la società, sia con gli stessi compagni. A volte ero anche un po' come dire rompiscatole, però era il mio modo di vivere in quel momento un ruolo importante, un ruolo rappresentativo, e sia nelle vittorie ma soprattutto anche nelle sconfitte, che lo molto più accentuato degli altri. Questo era un po' era il mio comportamento, e quindi per farvi capire che un romano che poi indossa la fascia da capitano, che indossa quel ruolo, che fa quel ruolo, che tiene quel ruolo, che ha questo, diciamo così, responsabilità, è una responsabilità importante, grande, grandissima, e la vivi a 360 gradi. Io perlomeno per me è stato così. Giuseppe, grazie tante davvero di essere stato con noi oggi, è stato un grande piacere, buona domenica e sempre forza Roma. Grazie a voi, sempre. Ciao, ciao Giuseppe.